fiducia da recuperare. E quando si deve recuperare la fiducia di un soggetto, come in questo caso, risulta abbastanza complesso avere il recupero della fiducia creando una situazione interpretabile di tranquillità del cane, allo stesso tempo avere su di esso però un'azione di controllo. Quindi su questa azione, come vediamo, la cagnolina ha segnalato il tartufo alla tutela spade, si è fermata e dà dei segnali calmanti. Io ignoro la cagnolina, lavoro sul tartufo e cerco di spronarla a mandarla in possessività. È un lavoro che va fatto con tanta calma, soprattutto con un aspetto emozionale calmo. In questo determinato momento la rimando al lavoro, gli do addirittura un no, Brava, brava. mi riprende il tartufo, ritorno sulle buche, ci sono tre tartufi occultati. La cagnolina risegna la volo la buca, Brava. come vedete va via, io ritorno pazientemente sulla buca, gli do rispetto ai tempi di Manca recupero alzo di sicurezza sulla buca. della cagnolina, ritorno focalizzato sulla buca, la faccio rasserenare, gli do anche l'attimo di sfogo, quello che stiamo vedendo, gli do anche un no, non ricordo esattamente il momento, ma No, più o meno ehi, doveva vieni essere qua, questo. brava, dai. Ritorna da me col vieni, la tocco il bravo e la rinvito a ritornare a forata. Questo sempre con tanta No, pazienza. brava. L'intervento che vado a fare sulla buca è con l'ausilio del vanghetto. Il mio atteggiamento è sereno e deciso, fino a quando lei si rimette, come vediamo in questo momento, in modalità di lavoro e va forata. È ovvio, se questa cosa non la si riesce a fare in una simulazione, Brava, nel brava, naturale potrebbe solo brava peggiorare la piccolina, circostanza. brava, Gli faccio degli scontri, brava in questo ciò. caso tiro fuori il tartufo dopo che lei l'aveva ben raspato rispetto a prima. La tranquillizzo durante il riporto, come in questo caso. Gli faccio sviluppare possessività. L'effetto molto Vieni, positivo di questa vieni qua, circostanza è che la bravi santo, cagnolina brava, sarà acquistando fiducia e si bravissima, vede dall'atteggiamento, brava, non ha brava. remore nei miei confronti.